Amici di Cellulare Magazine, bentornati sul nostro canale di YouTube. Oggi, come ogni giovedì, io che sono Lucio e lui che è Cristian, eccoci qua. Ti è piaciuta questa? Molto, ma oggi mi è piaciuto perché mi hai introdotto tu. Ecco, ci troviamo qui a fare la recensione di un videogame. Sia se per chi, me da dei bambi. Sei stato allo stadio ieri? No. Ah. Ho saputo che sei andato a abitare vicino allo stadio. Chi te l'ha detto? Questo l'ha sempre ridere. L'ha sempre ridere. Vabbè. Oggi Lucio siamo qua con Bubble Birds, che è un puzzle game, sì, che noi, come da tradizione, sì, abbiamo scaricato dal nostro sito di riferimento. Lo dico io? Bravo! Il nostro sito di riferimento è playplanet.playmobile.it. Sì. Tu però spieghi un pochino il concetto. Io intanto base. Muovo un po', perché sennò la immagine statica fa brutto. Esatto. Come dice... Vabbè, devo fare tutto io. Il sito nel quale, pagando un abbonamento mensile settimanale di 3 euro, scarichi tutto quello che più ti aggrada a UFO, a sgunto. All you can eat. Esatto. Esatto. Noi abbiamo scaricato questo Bubble Birds, sì, che praticamente, diciamo, non è che... Fallo vedere intanto. Lo faccio vedere. Non è che faccia dell'originalità proprio il suo punto di forza. No, perché diciamo che è un titolo che... si ispira, si diciamo, ispira, nemmeno troppo velatamente, diciamo che ha preso due videogiochi, sì, Angry Birds, quindi il concetto degli uccellini e della fionda, e Puzzle Bubble, il gioco quello famoso delle bolle colorate. Sì, fionda, no? Su onda. Ecco. E lo scopo del gioco è lanciare gli uccellini colorati, in modo che vadano a colpire quelli dello stesso colore, esatto, e favorendone, diciamo, la distruzione, la scomparsa. Come sto facendo io in questo momento? Come stai, no? Facendo tu? Che come sto... stai cercando di fare tu? Mi sto incuneando nella difesa del nemico. Esatto. E lo scopo del gioco è quello di eliminare tutti gli uccellini presenti sullo schermo. Nel mondo. Giusto? Nel mondo. E... diciamo che il gioco propone due modalità differenti. Esatto, questa è quella che sto facendo in questo momento, è, diciamo, la modalità resistance. Sì, perché vedete che gli uccellini... lenti ma inesorabili. Lenti ma inesorabili, oh, arrivano. Non me ne dà uno viola neanche a pagarlo. Lo fa apposta. Eccolo, eh? Qua, ti è. Che bomba. Che bomba gli ho fatto. Oddio, mi è partita la sonda. Vabbè. Vabbè, questo è un andando il famoso tiro di Shingotamai, quello... Mamma mia. E quindi lo scopo del gioco è resistere il più a lungo possibile e non far sì che gli uccelli superino. Qui siamo un attimo. Lo sapevo che con gli uccelli qui ti emozionavi. Siamo sul filo del... Esatto, ma non c'è niente di male, voglio dire. Certo, sono uccelli. Sono uccelli come tutti noi. Cioè, come, no, tutti noi. Come tutti noi. Parla per te, scusa. Aspetta, sono andato un attimo in panico, devo quittare qua. Invece facciamo vedere, sì, l'altra modalità, che è la modalità storia. Che è la mia preferita. La tua preferita. Perché qui praticamente ci sono tutta una serie di livelli da superare. Sì. La meccanica resta la stessa, sì, ok, però ci sono varie tipologie di livello, con anche sfondi colorati e anche uccelli di colori diversi. Esatto, perché si sa che l'uccello può essere di tanti colori, esatto, viola, verde, blu. Esatto, grigio anche. Non l'avevo mai visto grigio. Vabbè, sei proprio prevedibile. Basta. Che vivi di doppi sensi. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Cerchiamo allora, arriviamo un po' al sodo. Arriviamo, no? Abbiamo parlato di questo Flappy Bird. Che Flappy Bird? No? Che Flappy Bird? Come si chiama? Bubble Bird. Cioè, qui siamo no, ma perché dobbiamo parlarne, che neanche indovini il nome del sai gioco. Sai che adesso va molto di moda questo Flappy Bird. Aspetta che qui c'ho... Sei morto. Perché non sei capace. Volevo far vedere come si faceva a morire. L'hai confuso col famoso Flappy Bird, esatto, che è stato ritirato, è stato bla, ritirato. Bla, bla, vabbè, perché non si parla d'altro. Un lapsus freudiano. Esatto. Quindi vogliamo cominciare a dare un po' le somme. Esatto, e a dire quali sono, diciamo, i punti di forza di questo gioco che si chiama... Bubble Bird. Bravo, bravo. Però fratello di Flappy Bird. Sì. Diciamo che c'ha una comunanza con Flappy Bird. Esatto. Allora,
Sicuramente la meccanica di gioco semplice, intuitiva, sì, che poi quella che aveva conquistato un po' tutti gli appassionati di videogame ai tempi di Puzzle Bobo. Ecco, quindi, d'altro canto, non si diciamo può notare una certa ripetitività. Una certa ripetitività e anche una scarsa originalità, perché comunque diciamo è un po' un mix di videogiochi già un po' visti. Però, visto che Puzzle Bobble non c'è, se vi va di affrontare questo meccanica di gioco, insomma, che vi piace, è comunque divertente. Cioè, io intanto non ti posso aiutare, perché tu non mi stai minimamente sto giocando. Cioè, l'unica volta che hai aperto bocca è stato per dire il nome sbagliato. Allora, perché questo lo voglio dire anche per poi collegarci a quello che stiamo dicendo in questo momento. Cioè, sono quei giochi semplici all'apparenza, anche, ma quando cominci poi alla fine vuoi finire. Io, esatto, infatti, ho finito subito. Beh, oh, ma io sono già al quinto livello qua, non te lo volevo, non te lo volevo Wimbledon. Ma quanti sono in tutto? Ce n'è tantissimi. Tantissimi. Milioni. Beh, di milioni. Per usare un termine tecnico. Adesso lo dico. Vabbè. Te lo dico dopo. Va bene. Senti, a questo punto, vabbè, tanto avranno capito, la dinamica di gioco è sempre questa, quindi cioè, avranno capito, ma non per merito di quello che abbiamo detto noi. Beh, io ho fatto vedere, però voglio dire, mi sono messo qui, ho sudato sangue per far vedere ai nostri amici da casa come si gioca. Comunque vedo che tu con il lancio dell'uccello te la cavi abbastanza bene. Sì. È abbastanza una tua specialità. Va bene, detto questo, caro Chris, chiudi tu, perché io sono impegnato. Io direi che possiamo salutare, che bomba, possiamo ricordare che questo Bubble Birds, sì, si può scaricare gratuitamente da playmobile.playstation. Adesso ridi anche tu. Ti ho fatto sbagliare anche a te. Ecco. Dai, dillo. playplanet.playmobile.it. Sì. Il sito nostro di riferimento l'abbiamo già detto. Allora, oggi Lucio, purtroppo va così. Siamo un po'... Io sono distratto dal gioco. Sei distratto dal gioco. Tu non è tu da solo non da solo riesci non sono in grado. Non riesci non sono in grado a portare avanti una conversazione. Io, quindi salutiamo. Salutiamo. Diamo appuntamento a giovedì prossimo con un nuovo gioco. E questo è tutto. Ciao. Ciao.